questa sera assolutamente provarle.
sia le novità della settimana asiatica. Se vi capita lo sfizio su salsiccia e friarelli, prendetelo perché è tipo buonissimo. È buonissimo, consigliatissimo. Preparazioni a 3,49 euro l'uno.
Se non sbaglio, poi fiocchi di peperoncino piccante, penso prendere questo, zenzero no, e miscela aromatica per wok, e non so cosa ci sia, quindi sicuramente prendo fiocchi di peperoncino piccante, e poi andrò a leggere cos'è questa miscela negli ingredienti. Poi biscotti della fortuna 1,59 €, questi sono più per Capodanno che per Natale, ma il periodo è quello. Abbiamo visto questo ramen, e poi qui c'è un gyoza con verdure, questi sono già preparati, vanno solo scaldati. Riso al curry con pollo, uova e piselli 2,29 € e spaghetti di riso con verdure a 2,89 €. Questi non ti so dire assolutamente se sono buoni, ho provato solo le cose surgelate di questa tipologia, quindi questi no. Ho le cose istantanee, ma le novità no. Wow, quante cose. Allora, noodles di riso, eccoli qua. Non mi piacciono tanto quelli di nido di riso perché si appiccicano tutti. 1,49 €. Riso jasmine in sacchetto di Utah 4,99 €. Riso nero 1,49 €. Poi red Thai curry, preparazione a base di bocconcini di pollo con verdure e riso, questa fa voglia, 3,49 €, potrei prenderla, decisamente mi fa molta voglia, c'è del cocco qui a caso. Selezione di dim sum, gyoza, shumai, non so come si leggano gli altri, vabbè, con salsa dip alla soia allo zenzero, una specie di ravioli ripieni, però non li conosco, anche questa è una novità, io non li ho mai visti, 3,99 €. Questi io tempo fa, ma tanto tempo fa, li ho assaggiati e non mi piacevano, poi però Andrea li ha presi e adesso che sono buoni, quindi o hanno cambiato la ricetta o abbiamo cambiato noi gusti, non lo so. Comunque Thai noodles, spaghetti etnici in vari gusti, 1,79 €. Questo è noodles con pad thai, salve, con la salsa pad thai che non so cosa abbia dentro. E questa con la salsa agrodolce, con il curry verde e con una salsa agli arachidi. Onestamente questi non mi fanno voglia, perché alla fine sono solo dei noodles con una salsa dentro, che è facilissimo da fare a casa, no? Ti compri la salsa e te lo schiaffi dentro, non mi ispira. Invece questi farò la scorda perché li ho finiti. Pasta istantanea alle verdure con gamberi, pollo o manzo. I miei preferiti sono quelli alle verdure perché dopo ci puoi schiaffare dentro quello che vuoi. Sono, diciamo, quello base. Questi vanno a Aruba, spero di trovarli alle verdure, che restano sempre lì, quelli ai gamberetti che non piacciono a nessuno, neanche a me. Poi la salsa dolce al peperoncino piccante, questa è buonissima, c'è da pucciarci dentro le patatine di prima, 1,69 €. Condimenti spray, curcuma, ginger o curry, non saprei dove spruzzarli.
ostimi preferiti sono quelli al masala, tikka masala, buonissimi. 1,09 euro, credo che costassero 99 centesimi una volta. Poi gelato al gusto di cocco con scaglie di cocco, coconut ice cream, 3,49 euro, buonissimo questo. Sono proprio quelle che si trovano al mare, tipo, che hanno proprio la il gelato dentro alla noce di cocco vera, alla vera noce di cocco scavata. Poi gyoza, ravioli con pollo e verza, ecco qui c'è la versione onnivora a 2,29 euro. Gli spaghetti di soia piccanti con maiale a 2,19 euro, allora hanno fatto anche la versione per gli onnivori, bene bene, a posto così. Sense.